One Podcast. Amazon chiede di esplicitare l'uso di intelligenza artificiale per la vendita dei libri. Buongiorno e bentornati al caffettino, sono Mario Moroni e anche qui, oggi davanti alla macchinetta del caffè virtuale, ci troviamo e chiacchieriamo di innovazione in un espresso di innovazione qui all'interno del nostro podcast quotidiano. 7 su 7, 365 puntate l'anno. Oggi torniamo a parlare di intelligenza artificiale, ma lo facciamo in merito alla creazione dei contenuti, in particolare in merito agli ebook e ai libri che stanno costellando tutto l'internet, in particolare su Amazon, dove l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sembra ormai essere arrivata fuori controllo. Qualche settimana fa avevamo parlato di una situazione molto particolare, molto strana, perché in una classifica, in particolare nella sottoclassifica romance, quella dei romanzi rosa e non soltanto, bene, tra i top 100 libri venduti da Amazon Stati Uniti c'erano solo 7, forse 8 esseri umani, il resto erano intelligenze artificiali, anche fatte in maniera molto interessante, alcuni in maniera un po' più zoppicante, ovvero si vedeva che c'erano delle ripetizioni frutti di ChatGPT o altri simili. E allora Amazon e soprattutto gli autori avevano cominciato ad indagare, a cercare un modo per ostacolare o per evidenziare ancora di più la creazione dei libri. Fino a questo momento non c'era una vera e propria linea guida in tal senso, cioè non c'era un regolamento che vietava o in qualche maniera evidenziava i libri scritti dalle intelligenze artificiali. Bene, ci ha pensato Authors Guild, che è, diciamo, la più grande, la più vecchia, la più storica associazione di professionisti della scrittura, ovvero scrittori, pensate che del 1912, in una lettera firmata da più di 8.000 autori per evidenziare proprio questa attività considerata non proprio utile per gli esseri umani, né per la lettura né per la scrittura. Siamo all'inizio di un cambio di epoca anche da questo punto di vista, ovvero della divisione tra contenuti creati da esseri umani e contenuti creati con le intelligenze artificiali o totalmente con le intelligenze artificiali. Fuori da questo controllo però non ci sono i tool, gli assistenti di intelligenza artificiale, per esempio per un libro, per il controllo grammaticale, per il controllo ortografico, valutati ancora come dei software, diciamo così, di utilizzo umano. È una bella iniziativa questa di questa associazione e la ricezione di Amazon per quanto riguarda l'utilizzo dei contenuti umani va nella direzione anche del mercato, perché la gente, è vero, sì, acquistava e acquista ebook generati da intelligenza artificiale, ma li gradisce poco vedendo le recensioni. Forse siamo in un momento grigio dove stiamo passando da un'era a un'altra e di sicuro che nel futuro vedremo sicuramente e concretamente un fattore, ovvero la divisione probabilmente dei marketplace come quello di Amazon, ma anche tanti altri, e sarà così credo anche nei social e anche nelle piattaforme di podcast, di contenuti generati totalmente al 100% da esseri umani e contenuti generati parzialmente o totalmente da intelligenze artificiali. Chiaramente chi lo farà illegalmente con magari delle tecniche ancora più sgamate di altri, e questo è chiaramente un'eterna lotta tra guerre e tra guardie e ladri, tra altri impossibile da vincere per quanto la penso io, però dovremo arrivare a un punto che tutelerà più che altro non soltanto le piattaforme ma gli esseri umani, che potrebbero leggere dei libri come in questo caso o ascoltare dei podcast come nel mio caso, così generati da un software e senza una direzione umana e senza poi vedere quell'autore o quel podcaster dal vivo. Forse, perché c'è un altro forse che passa dalla lingua, la traduzione, la creazione di nuovi libri, insomma è un argomento veramente complesso. Questo è il caffettino e io sono Mario Moroni, fisicamente sempre presente, anche mentre ci avviciniamo alla puntata 1005. Io potrei dotarmi di una AI per fare delle cose, come dire, per stare tranquillo, invece no, sono qui con te per il nostro caffettino. Se ti è piaciuta questa puntata metti 5 stelle al caffettino, perché sono umano, attiva la campanellina e metti segui per non perdere nessuna puntata. Ci sentiamo domani, buona giornata.